Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prima di iniziare questa catechesi, vorrei che ci unissimo a quanti qui accanto stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all'incontro con Gesù. Gesù, il crocifisso risorto, il vivente e il Signore, è stata la meta a cui Papa Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di vivere. Con questa catechesi di oggi concludiamo il ciclo dedicato al tema del discernimento e lo facciamo completando il discorso sugli aiuti che possono e devono sostenerlo, ossia sostenere il processo di discernimento. Uno di questi è l'accompagnamento spirituale, importante anzitutto per la conoscenza di sé, che abbiamo visto essere una condizione indispensabile per il discernimento, no? E guardarsi allo specchio da soli non sempre aiuta, perché uno può fantasiare l'immagine. Invece guardarsi allo specchio con l'aiuto di un altro, questo aiuta tanto, perché l'altro ti dice la verità quando è veritiero, no? E così ti aiuta. La grazia di Dio in noi lavora sempre sulla nostra natura. Pensando a una parabola evangelica, la grazia possiamo paragonarla al buon seme e la natura al terreno. È importante anzitutto farsi conoscere senza timore di condividere gli aspetti più fragili, dove ci scopriamo più sensibili, deboli o timorosi di essere giudicati. Farsi conoscere, manifestare se stesso o una persona che ci accompagna nel cammino della vita. Non che decida per noi, no, che ci accompagni. Perché la fragilità è in realtà la nostra vera ricchezza. Noi siamo ricchi in fragilità, tutti. È una vera ricchezza che dobbiamo imparare a rispettare e ad accogliere, perché quando viene offerta a Dio ci rende capaci di tenerezza, di misericordia e di amore. Guai delle persone che non si sentono fragili, sono dure, dittatoriali. Invece le persone che con umiltà riconoscono le proprie fragilità sono più comprensive con le altre. La fragilità, io oso dire, ci rende umani. Non a caso la prima delle tre tentazioni di Gesù nel deserto, quella legata alla fame, cerca di rubarci la fragilità presentandocela come un male di cui sbarazzarsi, un impedimento ad essere come Dio. E invece è il nostro tesoro più prezioso. Infatti Dio, per renderci simili a Lui, ha voluto condividere fino in fondo la nostra propria fragilità. Guardiamo il crocifisso, Dio che è sceso proprio la fragilità. Guardiamo il presepio, che arriva in una fragilità umana grande. Lui ha condiviso la nostra fragilità. E l'accompagnamento spirituale, se è docile allo Spirito Santo, aiuta a smascherare equivoci anche gravi nella considerazione di noi stessi e nella relazione con il Signore. Il Vangelo presenta diversi esempi di colloqui chiarificatori e liberanti fatti da Gesù. Pensiamo per esempio a quelli con la Samaritana, che noi lo leggiamo e sempre c'è questa saggezza e tenerezza di Gesù. Pensiamo a quello con Zaccheo, pensiamo con la donna peccatrice, pensiamo con Nicodemo e con i discepoli di Emmaus.
il modo di avvicinarsi al Signore. Le persone che hanno un incontro vero con Gesù non hanno timore di aprire il cuore, di presentare la propria vulnerabilità, la propria inadeguatezza, la propria fragilità. In questo modo la loro condivisione di sé diventa esperienza di salvezza, di perdono gratuitamente accolto. Raccontare di fronte a un altro ciò che abbiamo vissuto, che stiamo cercando, aiuta a fare chiarezza in noi stessi, portando alla luce i tanti pensieri che ci abitano e che spesso ci inquietano con i loro ritornelli insistenti. Quante volte in momenti bui ci vengono i pensieri così: ho sbagliato tutto, non valgo niente, nessuno mi capisce, non ce la farò mai, sono destinato al fallimento. Quante volte è venuto da noi pensare queste cose? Pensieri falsi, pensieri velenosi, che il confronto con l'altro aiuta a smascherare, così che possiamo sentirci amati e stimati del Signore per come siamo, capaci di fare cose buone per Lui. Scopriamo con sorpresa modi differenti di vedere le cose, segnali di bene da sempre presenti in noi. È vero, noi possiamo condividere le nostre fragilità con l'altro, con quello che ci accompagna nella vita spirituale, maestro di vita spirituale, sia un laico, un sacerdote, ma che sia chi ci accompagna. Ma è dire: guarda cosa succede a me, sono un disgraziato, mi succede queste cose. E l'altro: sì, tutti ne abbiamo lì queste cose. E ci aiuta a chiarirle bene e vedere da dove vengono le radici e così superarle. Colui o colei che accompagna, l'accompagnatore o l'accompagnatrice, non si sostituisce al Signore, non fa il lavoro al posto della persona accompagnata, ma cammina al suo fianco, la incoraggia a leggere ciò che si muove nel suo cuore, il luogo per eccellenza dove il Signore parla. L'accompagnatore spirituale, che noi chiamiamo direttore spirituale, no, mi piace quello, diciamo accompagnatore spirituale è meglio, è quello che ti dice: ma va bene, ma guarda qui, guarda qui, ti attira l'attenzione su cose che forse passano, e ci aiuta a capire meglio i segni del tempo, la voce del Signore, la voce del tentatore, la voce delle difficoltà che io non riesco a superare. Per questo è molto importante non camminare da solo. C'è un detto della saggezza orientale, no, africana, perché loro hanno quella mistica della tribù, della saggezza africana, che dice: se tu vuoi arrivare di fretta, vai da solo. Se tu vuoi arrivare sicuro, vai con gli altri. Vai accompagnato, vai col tuo popolo. È importante. Nella vita spirituale è meglio farsi accompagnare con qualcuno che conosca le cose nostre e ci aiuti. E questo è l'accompagnamento spirituale. Questo accompagnamento può essere fruttuoso se da una parte e dall'altra si è fatta esperienza della figliolanza e della fratellanza spirituale. Scopriamo di essere figli di Dio nel momento in cui ci scopriamo fratelli, figli dello stesso Padre. Per questo è indispensabile essere inseriti in una comunità in cammino, che non siamo soli, siamo gente di un popolo, di una nazione, una città che cammina, di una chiesa, di una parrocchia, di questo gruppo, una comunità in cammino. Non si va al Signore da soli, questo non si va, Dobbiamo capirlo bene. Come nel racconto evangelico del paralitico, spesso siamo sostenuti e guariti grazie alla fede di qualcun altro, che ci aiuta ad andare avanti. Perché tutti noi, dalle volte, abbiamo delle paralisi interiori e ci vuole qualcuno che ci aiuti a superare quel conflitto, quell'aiuto. Non si va al Signore da soli, ricordiamolo bene. Altre volte siamo noi a assumerci tale impegno a favore di un altro fratello o di una sorella e siamo accompagnatori per aiutare quell'altro. Senza esperienza di figliolanza
e di fratellanza, l'accompagnamento può dare adito a tesi irreali, a equivoci, a forme di dipendenza che lasciano la persona allo stato infantile. No, accompagnamento, ma come figli di Dio e fratelli con noi. La Vergine Maria è maestra del discernimento, parla poco, ascolta molto e custodisce nel cuore. E tre atteggiamenti della Madonna: parlare poco, ascoltare tanto e custodire nel cuore. E le poche volte in cui parla lascia il segno. Per esempio nel Vangelo di Giovanni c'è una brevissima frase pronunziata da Maria che è una consegna per i cristiani di tutti i tempi: fate quello che vi dirà. È curioso, una volta ho sentito una vecchietta molto buona, molto buona, molto pia, non aveva studiato teologia, niente, era molto semplice. E mi ha detto: lei sa qual è il gesto che sempre fa la Madonna? E non so, ti coccola, ti chiama, ti... No. Il gesto che fa la Madonna è questo. Non capivo io. Cosa vuol dire? Sempre segnala Gesù. È bello quello, eh? La Madonna non prende niente per sé, eh? Segnala Gesù. Fate quello che Gesù vi dice. Così la Madonna. Maria sa che il Signore parla al cuore di ciascuno e chiede di tradurre questa parola in azioni scelte. Lei ha saputo farlo più di ogni altro e infatti è presente nei momenti fondamentali della vita di Gesù, specialmente nell'ora suprema della morte in croce. Cari fratelli e sorelle, finiamo questa serie di catechesi sul discernimento. Il discernimento è un'arte che si può apprendere e che ha le sue regole proprie. Sebbene appresso, esso consente di vivere l'esperienza spirituale in maniera sempre più bella e ordinata. Soprattutto il discernimento è un dono di Dio che va sempre chiesto, senza mai presumere di essere esperti e autosufficienti. Signore, dammi la grazia di discernere nei momenti della vita cosa devo fare, cosa devo capire. Dammi la grazia di discernere e dammi una persona che mi aiuti a discernere. La voce del Signore si può sempre riconoscere, ha uno stile unico. È una voce che pacifica, incoraggia e rassicura le difficoltà. E il Vangelo ce lo ricorda continuamente. Non temere, non temere. Che bello quella parola dell'angelo alla Madonna, poi Gesù risorto. Non temere. Non abbiate paura. È proprio lo stile del Signore, non temere. Non temere, ripete anche noi il Signore oggi. Non temere. Se ci fidiamo della sua parola, giocheremo bene la partita della vita e potremo aiutare altri, come dice il Salmo, la sua parola è lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino. Grazie.